Buongiorno, mi chiamo Matteo Baldoni e sono il responsabile del percorso e del piano di studi di intelligenza artificiale e sistemi informatici Pietro Torasso. Questo percorso fa parte della laurea magistrale in informatica dell'Università degli Studi di Torino ed è ospitato dal Dipartimento di Informatica. Per chi non mi avesse incontrato in un precedente corso durante i suoi studi, insegno sviluppo di applicazioni software presso la laurea triennale di informatica, mentre alla magistrale, nel percorso che vi sto presentando, insegno modellazione di dati e processi aziendali e agenti intelligenti. Del percorso sono, come detto, il referente e responsabile del piano di studi. Oltre a insegnare, faccio ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale. Sono membro del direttivo dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale e ne ho organizzato la conferenza, annuale. È il poster del percorso di laurea in Intelligenza Artificiale e Sistemi Informatici Pietro Torasso. Il poster presenta in modo diretto e semplice gli obiettivi formativi, le competenze acquisite, gli ambiti occupazionali e l'articolazione del percorso. Lo potrete trovare all'indirizzo qui sopra indicato. Vi consiglio la sua lettura se siete interessati a iscriversi o se state valutando l'iscrizione. L'intelligenza artificiale ha acquisito una posizione centrale e in prospettiva crescente nella realizzazione di sistemi informatici. La realizzazione di sistemi che includano elementi di intelligenza artificiali richiedono solide basi metodologiche e architetturali nello sviluppo del software e nella progettazione di basi di dati. Questo percorso recepisce questa necessità e focalizza su questo obiettivo le attività didattiche, con particolare attenzione alla pratica, sia nell'ampio campo delle tematiche dell'intelligenza artificiale che in quello dei sistemi informatici e informativi, delle tecnologie dell'informazione e di sistemi complessi e distribuiti. L'obiettivo che si pone è la formazione di professionisti nella modellazione di dati e conoscenza, nell'analisi di flussi informativi, nell'apprendimento automatico e nella risoluzione automatica di problemi, e nella progettazione di sistemi che includano queste metodologie e queste tecniche. Gli ambiti occupazionali? La gestione della conoscenza, la realizzazione di sistemi autonomi e multiagente, di sistemi che sfruttano le tecniche di apprendimento automatico, di servizi centrati sul web, è affermata sia nel settore della pubblica amministrazione sia nel settore privato. Progettazione, organizzazione, gestione, manutenzione di sistemi informatici complessi e innovativi sono ambiti occupazionali di riferimento del percorso. I laureati potranno diventare progettisti, architetti del software in aziende, produttrici di sistemi informatici innovativi, ma potranno trovare impiego anche in centri di ricerca e sviluppo, pubblici e privati. Possono anche proseguire le attività di studio con il dottorato di ricerca in ambito nazionale o internazionale, senza dimenticare le attività professionali autonome e le start-up. Grazie per la vostra attenzione.